Cari amici, bentornati e qui abbiamo l'ultima recensione per ora degli Autobots per la linea Movie. Nella linea Movie è nata questa sottolinea chiamata i Real Gear, che erano degli strumenti più o meno in scala 1 a 1 che dovevano rappresentare degli oggetti di tutti i giorni che diventavano i Transformer. E qui abbiamo Speed Dial 800, che è un cellulare con fotocamera. Come possiamo vedere è un cellulare a clamshell, abbastanza anonimo. L'unica cosa che si vede è che qui abbiamo sullo schermo lo stemma Autobot e casualmente l'ora segna le 7:47, quindi il 4 luglio del 2007. Se lo apriamo è un telefonino, non c'è niente da dire. Qui abbiamo un abbastanza brutto decal adesivo con lo stemma Autobot e passiamo subito alla trasformazione senza tante remore. Se proprio vogliamo, miglioriamo l'autostima di Cap, è più grande di un cellulare. Passando alla trasformazione, apriamo il cellulare e una cosa assolutamente da non fare con uno vero, lo ruotiamo di 180 gradi. A questo punto prendiamo il 369 e l'147 e li stacchiamo. Portiamo in basso e ruotiamo verso l'esterno. E portiamo in fuori i piedi. A questo punto prendiamo il volume e penso il tasto del silenziatore e li portiamo in fuori. Ruotiamo, portiamo fuori la mano. A questo punto richiudiamo il cellulare. Ultima cosa, sotto la fotocamera apriamo questi due pannellini e abbiamo un suo bel faccino. Sorridente e tanto contento. E qui abbiamo Speed Dial 800 in modalità robotica. Articolazione, la spalla è su ball joint, ai 360 gradi e 90 all'esterno. E per la trasformazione, volendo, può scendere, quindi possiamo averlo con la spalla dislocata. Abbiamo un ball joint sul gomito, quindi completa libertà di movimento, e un perno qui sulla manina, che sembra quasi la mano di un Lego. L'anca è su un perno universale, tira dei calci belli alti, ma indietro non può fare più di tanto. Il ginocchio è qua sopra e praticamente serve soltanto per la trasformazione. Il piede è anche questo, è scomparsa. Articolazione del collo, nessuna. Cioè l'unico modo per articolarlo è riaprirlo e allora abbiamo un po' di movimento. Ma questo ciuffo disumano. C'è un po' a scala. È poco più piccolo di un Deluxe recente. E vediamo un po' qua. Con Shockwave. E con Optimus. Giusto per fargli abbassare un po' la cresta. Questo affarino ha avuto un paio di repaint, di cui uno è un Decepticon. No, pensavo ci stesse grattando via all'inizio, ma invece è fatto proprio così. Beh, sì, non c'è molto da dire. È l'unico modello che ho preso così per divertirmi. Ogni tanto lo lasciavo in giro per casa, così i parenti chiedevano di chi era il cellulare. E sì, sinceramente, se vale la pena prenderlo, decisamente no. Soprattutto perché adesso probabilmente costa uno sproposito. E bene. Con questo è tutto, ho finito gli Autobot. Adesso toccherà i Decepticon. Ci vediamo alla prossima.